Ragazzuoli, buongiorno. Oggi outfit sobrio, no, sono azzurrino, una delle poche cose colorate che ho nel mio guardaroba. Da titolo, come avete visto, andrò a tatuarmi in faccia, ma non adesso, perché adesso è lunedì, sto salendo su a Torino, starò a Torino fino a mercoledì, poi prenderò un treno, andrò a Genova e mi tatuerò appunto a Genova. Mercoledì farò una cosa piccolina, una cosa qui sotto. E però ne parleremo meglio dopo. Adesso vado a Torino, vi porterò con me, non farò chissà quali cose, però magari vi faccio vedere l'hotel dove starò e niente. Sarà anche la mia amica che avete già visto e niente, come sempre vi porto con me e in più ovviamente ci aggiungo il tatuaggio, visto che il tatuaggio è piccolino, durerebbe veramente poco il video, quindi ci mettiamo un po' di vlog dentro. Ora prendo il treno e ci vediamo a Torino. Che è possibile verificare. Ovviamente arrivo a Torino e inizia a piovere, mi pare ovvia la cosa, no? Raga, sono in un appartamento che è una figata, vabbè, tralasciando che per entrare è carta magnetica, ma tipo c'è la porta con 800 serrature, è enorme, vi faccio vedere. Allora, questa è la porta d'entrata, si entra e c'è la camera da letto, cioè enorme, raga, enorme. Con il primo bagno, perché sì, ci sono due bagni, veramente enorme. Questo è il primo bagno, una figata. Vabbè, qua, docciona. E qui c'è un balconcino che da fuori, adesso non vedrete niente, ma e di lì da ancora sulla camera. Che figata. Cioè, raga, è spettacolare sto posto. Aspettate, aspettate, perché non è finito. Vabbè, camerona, di lì appunto c'è l'altra porta che dà sul balcone. Poi qui si entra nel corridoio e qui c'è questo piccolo bagnetto con solo appunto cesso e bidet, molto carino. E di qua altra doccia con specchio e mega doccione anche qua. Madonna, raga, cioè, è una bomba, è una bomba. E poi si arriva nella cucina salotto, cioè guardate che cazzo di cucina, una casa così top. Io una volta che dico, ogni volta che vado in un posto nuovo vedo posto, cose fighe, dico, cazzo, questa dovrebbe essere una casa figa, questa è una casa figa. Beh, divano, TV, lì c'è l'altro pezzo del balconcino e qui abbiamo anche una terrazza, che adesso non vedrete niente, c'è buio, ma è enorme e poi con questo tempo non ha molto senso. Terrazzino. Ah, c'è pure una signorina, però non si vedrà niente. Compresa con la casa c'era anche la signora, signorina, scusi. Ah, sì, voglio questo. Ah, si è scelta il bagno, mi ha buttato fuori dal mio, cioè dal mio, mi ha lasciato l'altro, però vabbè, questo è una donna, sappiate che quando si alza deve subito correre e qua ci sono tipo mezzo Sei metro per appellato. essere. Niente, casa super figa, cioè bomba. Domani la sfrutterò per fare un po' di fotine e basta, è figa, guardate, cioè anche solo le luci, raga, mamma mia. Raga, siamo in giro per Torino, che dobbiamo ancora mangiare qualcosa e bere qualcosa. Se lei è molto. Cerca lei dove andare. Sempre dritto. Mi è piaciuto lo spezzatino con la polenta e il vino rosso. Ho voluto prendere vino rosso, non bevo vino rosso da un bel po'. Ultimamente vado di bianco. Sì, no, fa freddo. Anche Poi, più bene. tra seduti lì all'aperto, non c'erano neanche i funghetti vicino. Infatti, adesso sto abbastanza congelato. Stiamo cercando se c'è un posto per bere qualcosa. Di lì è l'hotel, perché sono le Sì, luci là ci sta solite. l'hotel. Qua sono delle luci. Eh sì, appunto. E niente, cerchiamo un posticino per qualcosa, solo che è lunedì, raga, quindi vediamo se c'è qualcosa a quest'ora, sono le 10 passate. Fa freddino, eh? È arrivato l'inverno. Mega palle da tennis, raga. Però prendilo, non è che brindo da solo. Eh? Cosa non le pubblico? Queste vanno su YouTube.
caffè, guardate, è pieno di cose colorate, robe strane. Torino è affascinante. Anche se preferisco Milano, adesso prendo il paletto nei coglioni. Ragazzi, buongiorno. Allora, vabbè, c'è un bel tempo, cioè bel tempo il cazzo, c'è luce, bel tempo piove. Quindi vi farò vedere la vista che ieri non avete visto. Mamma mia, raga. Cioè, guardate qua, guardate che house. Bella, no? Mi piace veramente un sacco. E vi faccio vedere il fuori, che ieri si vedeva una sega. Guardate qua che figata. Qua c'era il terrazzino. Bello, bello, davvero bello. Niente, allora, in realtà oggi dovevo beccarmi per mezzogiorno, quindi non tra molto, con un'amica per pranzare, fare un paio di giri e alla fine mi ha paccato all'ultimo, causa brutto tempo, però è normale che c'era brutto tempo, c'era già brutto tempo ieri, e vabbè, niente. Quindi adesso vedo un attimo cosa fare, vedo se trovo qualcun altro da beccare qua a Torino. Sarà comunque da prendere da mangiare e niente, ne approfitto che faccio un po' di foto e video dentro la casa e magari farò una livettina anche su TikTok. Poi stasera per le 6 recupero la mia amica al lavoro e niente, probabilmente ce ne stiamo tranqui, facciamo cenetta e basta, tutto lì. E domani tatuaggino, ragazzi, domani tatuaggino. Bam, raga, eccoci qua, in giro per Torino, sono uscito a cercare da mangiare, sono già quasi le 3. Sono andato a fare una spesina, che adesso torno e mangio, e minchia, dietro qua alla casa, guarda che figata. Sono tutti sti posti fighissimi qua, vabbè, skateboard e pattini, assolutamente. Questo è molto figo, ci sta. Appunto, io che vado coi pattini anche se adesso è un sacco che non vado, minchia, avere un posto così dietro casa sarebbe top. Vabbè raga, non vi avevo fatto vedere l'entrata, a parte che con la tessera entri anche da giù, ci sono tutte le varie entrate da passare con la tessera anche qua. Peggio di una caccia, cioè meglio di una cassaforte, cazzo. Tac, basta. Raga, buongiorno. Buongiorno ancora da questa bellissima casa. Siamo ancora qui. Niente, sono le 10:23. Adesso tra poco la lascio. Vado a salutare la mia amica che lavora in negozio. E niente, poi vado a prendere un treno e vado diretto a Genova per il nuovo tatuaggino, quello che aspettavate. E niente, probabilmente ci vediamo direttamente quando arriva a Genova. Il tatuatore vuole rimanere anonimo, quindi non vi farò magari vedere, taglierò qualche pezzo, vi farò vedere magari poi alla fine il risultato e magari sì qualche spezzettone nel mentre e basta, niente che dire, ci vediamo dopo raga, bella! Ah, dimenticavo, ho comprato 2 banane ieri perché volevo mangiare della frutta che non la mangio mai, sono ancora qua, adesso ne mangio una, porca troia, e l'altra la regalerò a un barbone in stazione, a qualcuno lo so, la regalo a qualcuno per strada che ne ha bisogno, diciamo. Speriamo accetti una banana che non la prenda come un, lo so, un provarci in modo strano. Bella raga. Sono a Savona, c'è il sole in faccia, preso da mangiare, adesso cambio per Genova e poi finalmente ci si tatua. Raga, sono a Genova, Brignole, e niente, adesso pigliamo i mezzi e andiamo finalmente a farci sto cazzo di tatuaggio. Sono abbastanza devastato tutti questi giorni in giro tra una città e l'altra, sono parecchio provato seriamente per andare a casa a rilassare. Cause I don't give a fuck what you say, yeah I'ma do shit my way, so you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. Non sentirà nulla, ragazzi, però adesso c'è su anche la plastichina. Poi comunque vi farò altre foto, video. Intanto che ci siamo, ripassiamo la G. La scritta qua perché è venuta via le dita ovviamente, però è una figata raga, c'è solo la pellicolina come detto, quindi riflette ed è anche ovviamente lo zigomo gonfio. Bella, ci vediamo dopo.
E niente, raga, adesso cena e basta. Poi farò vedere cosa mangio, più che altro. Scusate qua la luce, ma non c'è appunto luce. Niente, raga, dovevamo mangiare ramen, solo che mercoledì non pensavo, non abbiamo prenotato, invece è tutto pieno, a parte i tavolini fuori al freddo. È tre sere che mangio fuori al freddo, non c'avevo voglia, quando neanche c'è il fungo. E quindi boh, andiamo a vedere altro posto. Qua ci torneremo perché mi hanno detto che è buonissimo. E niente, siamo al Cavour Modo 21, trattoria genovese, Best World Champions. In teoria qua fanno cose buone 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 proprio alla genovese, visto che siamo a Genova. Beh, menù comunque buonissimo, prezzi ottimi, ma c'hanno delle cose, raga. Se volete stoppate il video e leggetele, c'hanno delle cose. Penso che andrò di trofia al pesto con fagiolini e patate, c'hanno un sacco di robe buone però. Scaloppina vino bianco, coniglio alla ligure. Trofia al pesto con le patate e ho tolto i fagiolini perché a me i fagiolini non garbano. Pepata di cozze. Raga, alla fine abbiamo pagato 26 euro. Cioè 26 euro avete visto? Le trofie al pesto con le patate, le cozze e vino, mezzo litro di vino più un vino che ci hanno offerto all'inizio mentre aspettavamo il tavolo. Poi sì, alla fine ci hanno non cacciato, però... appena uno finisce da mangiare deve andarsene, perché comunque fuori infatti c'era pieno così e quindi cercano di svuotare, anche perché dentro c'hanno giusto due posti di numero e quindi vabbè, uno non è che può star lì dopo mezz'ora a chiacchierare o un'ora a starsene di seduto. Però tutto buonissimo e prezzo top. Adesso poi vediamo se invece qualcuno vomita. E niente, questi sono i vicoli, raga, per chi è interessato ai vicoli. Mezzo metro di strada, tutti così, tipo labirinto. Gente a una certa iperubriaca che fa casino. Raga, che dire, il vlog si è concluso qui, poi alla fine abbiamo passato la serata a bere, come sempre ovviamente, come vuoi che finisca. Il tatuaggino, adesso ho tolto la pellicola, molto molto figo, sì, adesso c'è soprattutto la crema, si è un po' spalmato e vabbè. Figata, sono iper contento del tatuaggio e del risultato, spero piaccia anche voi, fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate. Beh raga, cosa c'è scritto? Multipotential, o è vero multipotenziale? Ho sempre avuto questa anima da multipotenziale, non sapevo cosa fosse, ho scoperto da un po' di mesi la parola multipotenziale, ma in parole povere è una persona in grado di sviluppare ad alto livello una serie di competenze o comunque a portarle appunto a trasformarle in un guadagno. Le persone che sono portate... a fare solo una cosa, quindi i potenziali sono le persone che appunto magari studiano tutta la vita per fare chirurgo, per fare l'avvocato, eccetera eccetera, e questi sono i potenziali. Io sono multipotenziale, ovvero sono una di quelle persone che ha fatto davvero tante cose, ogni cosa mi ci sono sempre messo dentro e cambio spesso lavoro perché mi annoia fare le solite cose, bisogno sempre di stimoli nuovi e bisogno di fare tante cose. Infatti ho fatto veramente un'infinità di lavori, ma lavori che erano passioni che ho cercato di trasformare in lavoro, appunto sia dalla moda che poi passare comunque con OnlyFans. Ho fatto anche il reseller per un sacco di prodotti, mi piace un sacco e l'ho trasformato anche quello comunque in un lavoro, il fatto di editare e fare contenuti, lavorare e poter anche guadagnare tramite i social e un sacco di altre cose che poi tendo a fondere tutto assieme per cercare appunto di portarmi un guadagno oltre che ovviamente una passione. Se volete saperne di più ci sono un sacco di testi che potete trovare online, ci sono anche dei libri e ogni multipotenziale è diverso, ci sono diversi gradi di multipotenzialità e niente, ho finalmente scoperto cosa mi diversifica e volevo scrivermelo in volto. L'abbiamo fatto rosso perché appunto io ho tutto o nero e qualche cosa rosso, volevo diversificare appunto con un po' di rosso e l'abbiamo fatto con comunque un carattere molto semplice, anche perché piccola così non si poteva fare chissà che cosa, però con questo appunto font che potesse ricordare un po' il cyber, un po' il cyberpunk appunto, un po' quelle lettere che di solito sono stampate appunto magari sugli androidi o sui robot. Niente ragazzi, vi ricordo di seguirmi su tutti i vari social, li trovate sempre qua sotto, attivate le notifiche se ancora non l'avete fatto perché vi perdete i video, cazzo! Molti video li guardate in tantissimi, altri no, attivate sti cazzo di notifiche. E non saprei che altro aggiungere, ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Bella!